Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Parto dal presupposto che scopriamo l'acqua calda, semplicemente questo, nel senso che al di là di quello che è l'attendibilità o l'autenticità del documento, noi già abbiamo avuto modo di sollevare delle questioni. Io ho con grande chiarezza definito questo progetto, sotto il profilo politico, un disegno criminale, e lo ribadisco perché. Così per stare, no? Per dirlo sottovoce. Dico, assolutamente. Non dico. Sì. È una strategia che, e lo dice ovviamente uno che abita e vive e fa politica in una regione a statuto speciale, e che per molti aspetti potrebbe toccarlo fino a un certo punto, ma indirettamente, trovandosi poi su quello che è stato la mancata attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana, che prevedeva un trasferimento annuale dallo Stato alla Regione per pereguare quella che era la situazione delle infrastrutture e soprattutto quello che era il divario socio-economico. L'ho voluto citare non a caso, potrei anche citare. No, aspetti, non mi citi tutto, mi citi, arrivi al punto. Allora, chiudere un ragionamento, perché non funziona, perché la storia ha dimostrato che i fondi perequativi sono un fallimento. Ma la cosa paradossale comunque è che questa riforma dice che ad invarianza di zero, cioè non ci saranno costi aggiuntivi, e questo ovviamente che cosa significa? Che se va bene ci attestiamo alla spesa storica, ma la spesa storica ovviamente, se andiamo a guardare la spesa pubblica allargata in relazione alla popolazione, porta a un divario di spesa annuale, ma tra il centro nord e il meridione, di 40 miliardi o 61 miliardi, dipende se ci mettiamo le pensioni. Mi scusi. Comunque, arrivo da tutti, fatemi sentire anche Bianchi, Svimez. No, dovete essere tutti un pochino più brevi, perché sennò non interloquiamo fra noi. Bianchi, dal suo punto di vista, le osservazioni.